Oggi parliamo del controllo della bici. Vogliamo parlare un attimo, prima di tutto, della foto di copertina di questo video, imbarazzante. Questa foto è di un mio amico, Lele, mi ha dato la possibilità di poterla usare nel video. È una gara a Sanremo, una Urban. Lui in pratica lì esce lungo, è una foto stupenda, stupenda veramente, gliel'ho detto, una foto strepitosa. Questa foto riassume veramente lo spirito del controllo in mountain bike. Perché il controllo? Perché è la parte fondamentale per guidare forte. Il controllo estremo io lo posso individuare in Lee McCaslin, che secondo me è il numero uno al mondo. Non so se lo conosci, ti lascio il link in descrizione di qualche suo video, è veramente imbarazzante. Oppure ho beccato un ragazzo americano che con la fat bike fa delle cose incredibili. Guarda, ti lascio un pezzettino di video. Ecco, è lui, fantastico, con la fat bike. Difatti gli ho fatto più volte complimenti, perché io pagherei per avere il suo controllo del mezzo. Però qua parliamo un attimo di invece cose un po' più terra terra, un po' più soft, come guidare nel flow, come guidare, come affrontare magari un ostacolo in salita un po' appeso, un pezzo duro, cercare di spingere, cercare di schiacciare. Insomma, ti faccio vedere un po' due o tre traiettorie. Mi sono cercato due o tre sentieri dei miei preferiti. Ovviamente qui io ci sono di casa, quindi forzo un po' di più di quello che potrebbe fare uno che viene qui e la fa la prima o la seconda volta. Io qui l'ho molte, molte volte, quindi vedrai una dimestichezza e una confidenza veramente oltre a quello che è normale, perché comunque quando tu passi tantissime volte da una stessa parte la impari veramente bene. Mi sarebbe piaciuto poter fare questo video con qualche magari nostro campione di discesa, di super enduro, però organizzarsi è sempre un casino. Comunque, quindi vi dovete accontentare del biker, che comunque in discesa, dai, più o meno mi difendo. Adesso ti faccio vedere un po' di passaggi, prima sulla pettorina, le traiettorie, e poi cerco di posizionare la GoPro per vedere due o tre punti d'attacco. Insomma, mi cerco un posto un po' particolare e ti faccio vedere come si può affrontare al meglio una traiettoria, schiacciare la bici, cercare di farla scorrere il più velocemente possibile. Andiamo. Tanto per ricominciare, che vi piaccia o meno, per andare forte in discesa non ci sono cazzi, non c'è storia. Bisogna abbassare la sella. E questo purtroppo è un dato di fatto, che vi piaccia o meno. Dunque, parliamo un attimo di un ostacolo come può essere questo, perché questo è un ostacolo che, visto da sotto, ti dà l'idea di essere molto semplice. Visto da sopra, quando arrivi, la prospettiva cambia decisamente, nel senso che, allora, intanto parliamo di bici da cross country, quindi non con escursioni che puoi saltare qui e atterrare giù in fondo valle, eh? Parliamo della mia bici a 100 di escursione, quindi tanto così c'è. Quindi qui bisogna andarci cauti su questi pezzi qui. Perché è importantissimo conoscere i posti? Perché quando tu arrivi qui e ti trovi una cosa di questo genere, può succedere che ti vedi paura. E lì il controllo del mezzo è fondamentale. Se arrivi su un punto come questo e te lo trovi inaspettato, l'unica soluzione che hai, se non riesci a fermarti in tempo, è spostare il peso più indietro possibile e iniziare a pregare. Nel senso che sì, cercare la via più pulita, peso indietro e sperare che ti vada bene. Se ti fai venire il panico e freni, cerchi di frenarci sopra e ti ribalti là sotto, ti fai solo che male. Quindi, una volta che ci sei e che ti accorgi di non poter più salvarla, cioè che ormai la devi passare, lascia i freni, perché probabilmente invece ci passerai sopra se è un sentiero aperto. È chiaro, se è un dirupo no, però se è un sentiero aperto come questo, il fatto di andarci, lasciarla correre, è fondamentale. Ti ripeto, è fondamentale conoscere il percorso. Arrivi su un pezzo così che non hai mai fatto e non riesci a fermarti, non frenarci sopra, perché se ti ci punti e ribalti vai fino in fondo. Un passaggio come questo ti devi cercare, ad esempio qui, la via più pulita può essere questa qua. Quindi ad esempio qua, poi lì
è giù di qui, e quindi fai una linea immaginaria così e sei e passi comodo. È chiaro che se tu la prendi di qui c'è il più rischio di ribaltarti, ma è chiaro che se tu invece passi di qui la possibilità che ti ci pianti lì dentro è altissima. Quindi quando arrivi a colpo d'occhio subito cercare la via più pulita, più pulita possibile. Questo consiglio è lo stesso che poi ti do sulla salita mossa, nel pezzo tecnico in salita. Cercati sempre la via più pulita, anche se un pelo più lunga, anche se cercati sempre quella più pulita, perché avrai più grip e la bici non ti scivola sotto. Adesso provo a farti vedere il passaggio dal fianco come rimane. Ok, diciamo che questo più o meno è come comportarsi sul ripidone che ti arriva all'improvviso, quindi peso indietro e la lasci correre sul punto più pulito. Andiamoci a cercare un po' di flow. Finalmente siamo su un sentiero flow. Flow cosa vuol dire? Flow è il flusso, è il sentiero dove non ci sono grandi salite, grandi discese, dove si scorre il flusso, dove si guida. Quindi noi siamo qua in monte e noi andiamo in monte solo per divertirci, e i sentieri in flow sono in assoluto i più belli, i più goduriosi che si possano trovare. Il flow appunto è quel sentiero tutto sinuoso come questo, un pochettino di discesa c'è, qualche pezzettino c'è, strappetto in salita, strappetto in discesa, però molto molto guidato così. E qui si guida proprio bene, si guida rilassati e si guida per divertirsi, quindi cerchi proprio di sfondare, di guidare bene la bici e divertirti. Adesso vi faccio vedere due traiettorie, ma qua l'importante veramente è divertirsi. Andiamo! Mamma mia, che gusto che mi dà. C'è da menare comunque, flow, ma c'è da pestare, però divertente. Andiamoci a cercare un pezzetto in salita un po' tecnico, ti faccio vedere. Come primo esercizio fondamentale che devi imparare a fare è il bunny hop. Tu mi dirai: che cavolo è il bunny hop? Bene, io questo termine l'ho imparato qualche anno fa. Prima l'ho sempre chiamato metodo per non farmi leggere la vita da mia moglie, cioè per non farla arrabbiare. È il metodo che si usa per saltare le pozzanghere, in pratica, no? Tu arrivi, alzi la ruota davanti e in aria sollevi anche la ruota di dietro, così attraversi la pozza senza infangarti. Poi sono arrivati gli americani, hanno deciso di chiamarlo bunny hop, cioè salto del coniglio, e questo fa parte anche delle prove d'esame per diventare istruttore di mountain bike, perché viene considerato una manovra base per riuscire a superare gli ostacoli. Ti faccio vedere cos'è sto bunny hop, va, il salto della quaglia. Dunque, semplicemente bunny hop è quando si salta un ostacolo passando prima con la ruota davanti, e quando sei in aria alzi la ruota di dietro e passi. Questo serve
per scavallare gli ostacoli meglio. E l'esercizio base è: prendi un ostacolo, lo metti per terra. Ok, questo è il bunny hop. Allenati su questo esercizio per passare meglio sugli ostacoli. Andiamoci a cercare là, in quel bosco. Ci sono dei pezzi in salita veramente molto tecnici. Ok, allora lì incomincio un pezzo veramente molto tecnico in salita. Quindi bisogna andarci agili, ok? E cercarsi il passaggio più pulito. Agili, hop, bunny hop mi ha aiutato. Hop, hop. Ovviamente la gamba è fondamentale, Ok, i piedi seduto. Su questi pezzi qui in salita non serve abbassare la sella, anzi, sella va alta così che ti dà supporto, ti puoi sedere. Altra cosa molto importante è arrivare al punto molto tecnico con la gamba più fresca possibile, perché dovrei dare un bel colpo. Il motore è fondamentale per passare gli ostacoli. Ecco, tecnico, opla. Ho dovuto traslare la ruota davanti perché non avevo il tempo materiale di girare. Dovuta spostare in aria anche qui, di potenza, via anche qua. Ok, qui è rotto, dai. Ok, quei pezzi di più ce la tiri forte e più passi. Il problema è che pian piano, facendo così, ti cuoci e ogni pezzo tecnico sarà sempre peggio, quindi ci arrivi cotto. Quindi in questi pezzi qui cerca di rifiatare, ad esempio, perché lì davanti abbiamo un muro. Più agile che ho, sto il 50. Ok, questa è durissima, Non mi viene. Ciao, grazie mille, grazie, grazie. Cazzo, dai. Più agile, 50. Sono seduto. Dai, passate in sella anche questa, dai. Contento. Di tecnica l'abbiamo vista, hai visto in salita l'importante è stare seduto, alzarsi il giusto perché sennò la ruota slitta. Molto ripido, quindi scegli sempre la traiettoria giusta, fai passare bene prima la ruota davanti. Per il resto, abbiamo visto un po' di tutto. Spero che questo video ti sia utile e ti sia piaciuto. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, clicca sulla campanellina per vedere i prossimi video, per avere la notifica. Grazie, alla prossima, ciao!